Ciao a tutti ragazzi, io sono Tony e oggi voglio mostrarvi il mio iPhone 6S Plus interamente customizzato grazie ai tweak presenti su Cydia. Vi mostrerò quali tweak ho usato io per creare un iPhone completamente personalizzato e personalizzabile. Dalle icone, il control center, la barra di stato, potete decidere di eliminare data e ora dalla lock screen e inserire una scritta a vostro piacere, cambiare i colori di ogni componente e decidere se e quante pagine avere nella vostra home screen. Io ho installato anche un launcher che permette di aprire applicazioni installate sull'iPhone. Il launcher in questione si chiama InstaLauncher ed è presente sullo store di Cydia sia in versione gratuita che in versione a pagamento. Viene attivata una griglia dove sono presenti tutte le applicazioni organizzate in ordine alfabetico, ma potete scegliere le vostre preferite così da averla a portata di mano. Il launcher è attivabile mediante Activator. Ecco, qui ci sono tutti i tweak che ho installato. Alcuni sono gratuiti e altri a pagamento. Sicuramente dovete avere Winterboard. Questi sono i temi che ho installato io. Sostanzialmente sono Endo, Elon e Wang. Adesso li selezionerò meglio così potrete vederli. Hide Me Hex è invece un tweak che permette di configurare tutta una serie di parametri del vostro tema. Avrete sotto controllo praticamente tutto, dal centro di controllo alle animazioni, ma soprattutto alle cartelle, ad esempio la loro presenza sulla homescreen o meno. Tutto il comportamento del vostro iPhone può essere personalizzato, addirittura anche il Force Touch. Per non parlare della barra di stato, attenzione però a non pasticciare troppo perché potrete non riconoscere più il vostro dispositivo. Queste sono le impostazioni che ho usato io. Sprinktomize 3, come Hide Me Hex, è un altro importante tweak ed è molto simile a quest'ultimo. Anche in questo si possono personalizzare tantissime cose. Le mie impostazioni sono le seguenti. Io ho utilizzato principalmente Sprinktomize per nascondere le applicazioni della homescreen con l'opzione Nascondi icone. Le ho nascoste quasi tutte. CC Loader permette invece di personalizzare il control center facendoti decidere sostanzialmente cosa devi avere e cosa no sul tuo control center. Sistema Perio ed Eclipse 3 permettono invece di personalizzare i colori del vostro control center. Importantissimo anche Nude Key, che personalizza la keyboard e permette di avere un aspetto molto più semplice. Priority Hub per le notifiche e Messages Customizer Pro invece permette di estendere il tema principale anche all'applicazione nativa dei messaggi. Con questo video volevo mostrarvi le capacità di alcuni tweak messi a disposizione dalla comunità di Cydia e grazie a questi avrete infinite possibilità di personalizzazione del vostro iPhone. Potete giovare della potenza di iOS con un look più consono alle vostre esigenze. Adesso vi lascio e spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale, in modo da avere altri video come questi in futuro. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video!